Do it, pussy! Movie! Pussy! Yes! 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 Eccomi, questo sono io. Sono parecchio disperato e ci arriveremo a questo punto. Ma iniziamo dall'inizio. Sono un semplice ragazzo a cui piace divertirsi su un gioco chiamato Rainbow Six Siege. Oggi vi parlerò della piccola storiella di cui sono stato il protagonista, purtroppo. Questa storiella ha come filo conduttore Showdown, l'evento che mi ha fatto divertire in questo ultimo periodo con Rainbow Six Siege. Questo evento è merda, fine. Ok, forse sto esagerando un po'. Ho le mie ragioni per essere così incazzato. Allora, iniziamo dal principio. Io non sono una persona particolarmente competitiva su Rainbow Six Siege, ok? Cioè, quando gioco lo faccio su casual e lo faccio perché voglio ridere, io voglio ridere. So che non è una opinione di tanti qui in Italia soprattutto, ma quando io gioco a un gioco non voglio bestemmiare la Madonna urlando come un pazzo perché non sono riuscito a finire e vincere la Ranked, ma mi piace piuttosto ridere di quello che ho fatto e anche se sono un deficiente, ridere, mi piace ridere. Quindi l'evento Showdown è uno degli eventi più belli che io potessi chiedere. Un evento totalmente skill based dove tutti hanno la stessa arma e quell'arma è fottutamente difficile da usare. Perfetto, così che nessuno si possa incazzare e siamo tutti contenti. Se moriamo vuol dire che siamo stati dei coglioni o che gli altri sono stati bravi, e se uccidiamo vuol dire che siamo stati molto bravi o che gli altri sono stati molto scarsi. Base, skill based, easy. Purtroppo quelle che erano le mie convinzioni sono state inculate completamente. Adesso, per spiegarvi quanto io sia bravo con revolver e soprattutto quanto sia bravo col Bosge, che per chi non lo sapesse è l'arma che usano Dokebi e Vigil, diciamo che metterò un po' di clip. Ecco, questo è circa il mio livello con queste armi, perché sai com'è? Non ne ho bisogno di usarle, ho un fucile d'assalto automatico in attacco perché dovrei usare questa merda e in difesa ho una fottutissima mitraglietta, dio bono, che cazzo mi serve sta merda? Però devo ammettere che è una delle armi più divertenti da usare e quando figa fai una kill con quest'arma ti senti un figo di dio, un cazzo di pro gamer figa. Senti un cazzo di pro gamer anche se fai schifo a dio e non sai usare una sega a parte il mitragliatore. E il abituarsi a fare kill è stata una cosa abbastanza facile, perché prima, no, impari qual è la meccanica dell'arma, sai che devi più o meno mirare o al petto o alla testa, quindi se spari ai piedi, se spari da molto lontano, non riesci a uccidere le persone, ma se le prendi in testa sì. Infatti mi sono divertito con un paio di shot molto carini. Ma non stiamo parlando di questo. Come il titolo già proclama, sto parlando della sfida maledetta. Quella fottuta sfida che mi fece dannare la figa di anima durante questo cazzo di evento. La sfida degli headshot. Una sfida fatta da Ubisoft per potersi aggiudicare la skin dell'arma dello shotgun. Questa sfida era una sfida fatta col boss. Con lo shotgun. Con la doppietta. La doppietta spara due colpi per volta. Sebbene quei colpi siano veramente forti, non beccano quasi mai la cazzo di testa. Ok, io ho fatto parecchie prove, ok? Prima di iniziare a tryhardare come la merda per gli altri. Ho fatto un botto di prove in privato. E vi giuro su Cristo che non è un cazzo facile prenderli anche da fermi. Sarà stata quindi una sfida abbastanza ardua, ma comunque fattibile. Inizio a farla e mi accorgo di un piccolissimo dettaglio. I punti accumulati durante un certo numero di headshot, si parla di 3 o 4 headshot a partita, sono circa 100.000 o 200.000, si è tornato circa verso i 200.000. E direte, beh, 200.000 punti non sono mica pochi. Non lo sarebbero, ma consideratosi il fatto che si deve raggiungere 7 milioni, facendosi due calcoli rapidi, sono circa 420 headshot in tutto. 420 headshot in tutto. Cosa? Come dovrei fare? Come? Al che inizio con la sfida, faccio 30 headshot,
e mi dico, dai, magari, non so, andando avanti con le kill mi danno più punti o roba del genere. Ma una volta completate 30 uccisioni, rimango circa al 10% di tutta la barra, il 10%. Neanche, cioè 10% per 30 è 10% della sfida equivale a 30 headshot. Ok? Ma scarso. Il 10% scarso della sfida era per 30 headshot. Puttana troia! Come cazzo pensi che io possa finire una roba del genere? Vado avanti, vado avanti. Tryhardando come la merda per gli headshot, perché io, cioè, va bene, io non sono un cazzo competitivo, ma se mi dai una sfida che io devo superare entro un certo tempo, puttana troia, cadesse il mondo io la faccio. Cadesse il cazzo di mondo, ma io la finisco. Continuo con gli headshot, continuo con gli headshot, arrivo a 50 e non sono nemmeno a un quarto. Nemmeno a un 50 headshot, nemmeno a un quarto. Queste sono poche clip, ok? Sono pochissime figa di clip, ma Cristo Dio, non avete idea di quanto io ci abbia nerdato su sta merda, ok? Ci ho nerdato più di quanto abbia nerdato su Rainbow in generale, figa. Ho nerdato più su sto schifo che su Rainbow. Quindi continuo, incontro un bel po' di gente molto simpatica. Alu? Rex? Saluto, no? Sono tutti belli francesotti, non capisco una sega, io. Però ridiamo, scherziamo, bestemmio la Madonna, il Cristo, tanto loro non capiscono i francesi, grazie a Dio. E continuo con la sfida, arrivo a 70 headshot. E allora mi dico, allora, facciamo una cosa, io mi ero ripromesso di arrivare a un certo numero di headshot, 30, in tutto, pensavo di non arrivarci neanche a 70, ok? Faccio l'ultimo sforzo, arrivo a 100, se a 100 non mi danno un cazzo, abbandono la sfida. E buona lei. Per fare questi ultimi 30 headshot, non dirò che è stato facile, perché ormai ne avevo già fatti 70. È stato l'inferno. Ok, l'inferno. Io ero già disperato, perché in tipo 4 giorni, quanti ne avevo fatti, avevo fatto soltanto 70 headshot. Lì ero tipo, stavo sudando come la bestia. Dicevo, no, adesso arrivo a 100, figa, 100 headshot, mi danno la, me la danno la skin, me la danno, no? Ho continuato, figa, fino ad arrivare a 80, ok? 10 headshot, erano 10, ok? Erano soltanto 10. E io lì stavo impazzendo, non ce la facevo più. Ho iniziato ad andare nelle partite e a andare, lasciare al centro e a coltellare tutti. Non me ne fregava più un cazzo della sfida, ok? Non me ne fregava più un cazzo. Ok, ne faccio altre 10. Ne faccio 3, arrivi a 90. Io ero impazzito, non parlavo più in chat. Mugugnavo. Ok, ero lì che mugugnavo, dicevo roba senza senso e uccidevo la gente col coltello. Non capivo più un cazzo, figa, non capivo più un cazzo. Arrivo a 100 headshot. Ora vi aspetterete, no? Il bel lieto fine, no? Cioè, arrivi a 100 headshot, giustamente, dopo aver nerdato come la merda, no? Dai. Skin per lo shotgun. La skin dello shotgun non c'era. Non me l'avevano data. E non solo non me l'avevano data, ma guardando anche la sfida, guardando la sfida su Ubisoft Club, mi ero accorto di non essere arrivato neanche a metà. 100 headshot, 100 colpi alla testa, 100 colpi alla testa con la doppietta. Ok, allora adesso potete dirmi tutto quello che vi pare. Fai schifo, non sai giocare, sei veramente nabbo. Io questa sfida l'ho fatta in 2 giorni con le mani dietro la schiena e da bendato. Ok, potete dirmi che siete dei pro gamer della Madonna, che l'avete fatta in un secondo magari, ma io non sono un cazzo di nerd di merda. Dovete capire anche questo, io non ci passo la vita sotto gioco del cazzo. Se io ci nerdo su sta merda, è per poche e rare occasioni. Puttana troia.
Se questa occasione mi ha fatto nerdare così tanto per alla fine non darmi niente, ma niente, ma non mi ha dato neanche un compensivo per aver fatto 100 headshot, un cazzo. Puttana troia. Mi rimaneva soltanto una cosa da fare. Andare in un'ultima partita. Please someone kill me please. I need assistance to die. E chiedere a qualcuno di ammazzarmi. Please shoot me. Twitch, shoot me. Shoot my ass. Questa è la triste storia. Shoot me. Di come la mia vita sia cambiata. Capovolta, sotto sopra, sia finita. Kill me. Shoot me in the head. Shoot me in the head. Are you sure? Do it, pussy. Do it, pussy. Movie, okay. Pussy. Yes. Two. Yes. Four. Yes. Why? I need for why? A video. Are you fucking crazy? Dovrei finire il video così in realtà, però ho un'ultima clip di un'altra persona che non conoscevo, che ho incontrato a caso durante le partite casual normali. E queste sono state le sue parole. Do you speak Italian, man? Sì, coglione. Ah, bello. FBI. Dai, scritto, mamma, leggi, cazzo. Okay, now we can talk. Okay, I have to ask you a question. Did you do the headshot challenge on the showdown? Of course, bro. You won it. I swear to God. You won it. I won it. Thank you. How many headshots did you do? I won't lie. About 40, maybe. Dude, damn. And you got that. You got that. I mean, at the end, we got like 2.6 million or something, and there was like at least. Dude, I did 103 headshot, and I didn't get it. Really? I swear to fucking God, I was going insane with that fucking challenge, dude. It just compared everything, just PC and console, and everybody was making fun of it because nobody could do it. Dude, that was impossible. What? Why the fuck Ubisoft did an impossible challenge? I counted the edge that I could have done, and it was like you had to do like 420 edge, something like that. That was fucking impossible. Dex, te lo giuro, ma sai inglese che quanto studiato? Ho studiato coi meme, fra. My pee pee itches.